Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi insieme ad Amélie facciamo un altro video di recensioni. Vi recensisco due mascara e un rossetto. Allora, da dove partiamo? Partirei in ordine di quando l'acquistare è messo in atto. Amélie mi vuole dare tanti baci perché c'è l'uscita labbra che sta di buono, vero? Di fragola. Allora, il primo prodotto di cui voglio parlare è questo mascara di Essence. Questo è il... Aspetta, vedete come si legge. Forbidden Volume. È il mascara, quello top coat, effetto volume della Essence. È un prodotto da 10 ml. È un mascara che Essence tirò fuori in combinata con un altro suo prodotto come top coat rispetto a quel prodotto, quel tipo di mascara. Aiuta a regalare un effetto volume molto evidente sulle ciglia e anche un effetto lunghezza perché all'interno ci sono anche delle microfibre. Io già utilizzato negli anni i prodotti mascara top coat, quelli là della Kiko. Se vi interessa la recensione ve la lascio giù nell'info box. E adoro i mascara top coat come l'hai pensato Kiko, quindi un prodotto che si può stratificare su un mascara già secco e quindi per dare vita, diciamo, a delle ciglia già truccate da qualche ora. E quel tipo di discorso mi è molto utile, mi piace molto. Invece, questo tipo di mascara top coat non è pensato tanto per rivitalizzare un trucco già effettuato e quindi delle ciglia già truccate, ma quanto di un prodotto effettivamente top coat per dare più volume e lunghezza alle ciglia. Non mi dispiace, però non è il prodotto che avrei voluto acquistare. Amelie, non ti posso truccare, già c'è le ciglia nere. Lo scovolino non mi posso avvicinare, è molto piccolino e stretto con setole non sintetiche. Oddio, come si dice? Fa poco la trucco da Amelie. Con setole normali, non mi esce il termine ora. E come vi dicevo, è molto nero, ci sono delle piccole fibrette all'interno che allungano tantissimo le ciglia. L'effetto sulle ciglia è molto bello perché dà volume estremo alla base e allunga tantissimo, mi piace veramente molto. Però non era il mascara che avrei voluto comprare, speravo fosse come quello di Colli di Chico. Il secondo prodotto di cui voglio parlare è dobbiamo usare tutto. È un rossetto della Astra della linea 8 ore lip stilo matte, rossetto lunga durata, il numero 15. È un prodotto che si presenta in un bullet così e Madonna mia, e si tira su così. E questo è il prodotto che fuoriesce. Lo sto usando da un mesetto ormai e mi piace tantissimo. Il colore è un mattonato rosso aranciato. Non è possibile. E il colore Aveli ferma, se no ti trucchi anche tu. Non so se si riesce a vedere. È un mattonato sull'arancione, molto bello. L'effetto è opaco, è matte. Matte che dà sul cream, quindi non un matte tipo i retromatto, i matte di MAC che sono veramente. Non esce nulla, nessun tipo di luce. Questo ha un effetto cream che si sente anche sulle labbra perché è molto confortevole, che dura anche l'effetto cremoso per tante ore, però comunque è un cremoso che dà sul matte. Amelie, ti trucchi se continui così. Adoro questo prodotto perché promette 8 ore di durata, effettivamente dura anche molto di più. Una delle prime volte che lo provai, avevo il turno delle 7 del mattino al lavoro, quindi mi sono truccata intorno alle 5 e mezza, e avrei voluto ritoccare il prodotto
giusto verso le, diciamo, l'una più o meno, perché poi avevo una riunione di lavoro, sono entrata in bagno e il rossetto era ancora lì. L'unica cosa che aveva perso è un po' di pigmento all'interno delle labbra, però di per sé il prodotto era perfettamente impiantato sulle mie labbra e non era sconfortevole, anzi era molto confortevole. Ho praticamente unito le labbra in questo modo. Ho risistemato il tutto e non l'ho più ritoccato. Quando poi, adesso le 3:30, 4, sono tornata a casa e ho pranzato, ho dovuto tirar via il prodotto con il fazzoletto e comunque avevo ancora del pigmento agganciato alle mie labbra. Quindi, se voi considerate, mi sono truccata alle 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30. Mi ha fatto 10 ore piene. Confortevole, confortevole, veramente mi piace tantissimo questo tipo di prodotto, non costa neanche tanto. Un rossetto che vale tutti i soldi che ho speso e anche molti di più. Ultimo prodotto per questa tornata di questo video, questa tornata di prodotti da recensire, è un altro mascara. Chiedo scusa per gli abbai di scimmietta. Il mascara in questione è questo mascara della Maybelline, si chiama The Lashes Push Up Drama Mascara Effetto Push Up. Ha un applicatore innovativo a setole a forma di U per volumizzare e sollevare le ciglia per un effetto ciglia finte ultra glam. La formula arricchita di cera volumizza, allunga e solleva le ciglia all'esterno, senza appesantirle, effetto push up, testato sotto il controllo oftalmologico su occhi sensibili e portatori di lenti a contatto. Effettivamente è un prodotto che non irrita la zona, non mi dà fastidio quando porto le lenti, e sotto questo profilo mi piace molto. È un prodotto da 9,5 ml, la confezione è questa, avanti è diviso così. Avanti c'è il nome e dietro il disegnino dell'effetto push up, quindi delle setoline. Il prodotto è molto nero. Queste sono le setole sintetiche a forma di U. Mi sono anche sporcata, vabbè, non fa niente. Allora, questo tipo di mascara per un mese intero dal suo inizio di utilizzo l'ho odiato profondamente. L'ho iniziato a mettere in funzione inizio di agosto e vuoi perché la formula all'interno era ancora troppo morbida, vuoi che c'erano 500 gradi con il 100% di umidità, il mascara era sempre, non si seccava mai sulle ciglia, quindi rimanevano sempre umide, bastava poco che macchiava pelle, macchiava di tutto, macchiava trucco sotto e questo non mi piaceva per niente. Faceva un pastone esagerato sulle ciglia, molto pesanti. Se avessi fatto la recensione solo dopo un mese di utilizzo, probabilmente l'avrei bocciato a mani basse, era terrificante. Poi a un certo punto si è iniziato a seccare. Comunque la colorazione lo è ancora, è Noir Very Black. Un bello nero nero nero. A un certo punto ha iniziato ad assestarsi la formula ed è diventato leggermente più pastoso nell'applicazione, ma più leggero poi sulle ciglia. Non le incolla più, le lascia libere, tra virgolette, non pesanti e si asciuga rapidamente al contatto con l'aria sulle ciglia. Quindi è un mascara che ha bisogno di un attimo di assestamento. Dopo un mese lo trovavo, come vi dicevo, ancora bruttissimo, però ora il mese è trascorso a settembre, siamo a fine ottobre, quindi 2 mesi di utilizzo dopo il tracollo di agosto e mi piace tantissimo. Mi dispiace pensare a un suo trapasso tra, immagino, un altro mesetto, un paio di mesi, perché è veramente molto bello sulle ciglia. Si strucca facilmente, non irrita l'occhio, è perfetto, è un bellissimo mascara. E mi piace anche in combo come effetto volume con quello che vi ho recensito qualche minuto fa della Essence. Fanno un bell'effetto. Io tante volte la sera faccio una passata con questo, poi passo il mascara top coat della Essence e ripasso di nuovo con questo qua di Maybelline. L'effetto è veramente di ciglia.
quasi ciglia finte, tipo che uno ha messo i ciuffetti per dare tanto volume e mi piace tantissimo. Ok, per questo video i prodotti da recensire finiscono qua. Ci vediamo prossimamente. Vi mando un grosso bacio e in gamba!